Buonasera e bentornati a una nuova puntata di Municipio X, come sempre il martedì e il giovedì alle 19.30 sui nostri canali. Prima di conoscere come di consueto l'ospite della puntata, guardiamo insieme il sommario. Così incontriamo i temi di oggi perché con il presidente del Municipio 6, Santo Miniti, ci occuperemo del patto contro la segregazione scolastica, ci occuperemo della carenza dei medici di base, precisiamo sono medici appunto di medicina generale, e poi della restituzione ai cittadini delle piazze Tirana e Frattini. Ancora le nostre voci dal web. Dopo il benvenuto al presidente Santo Miniti, buonasera. Buonasera a voi. Grazie per essere qua con noi. Grazie dell'invito. Come sempre, prima di iniziare dobbiamo sottoporre al nostro quiz. Speriamo un po' più complicato dell'ultima volta. Guardiamo con la grafica la domanda di oggi. Le chiedo quante zone componevano il municipio 6 prima della nuova suddivisione del 1999? 2, 3 oppure 6? Allora, diciamo che nel 99 facevo tutt'altro, ovviamente andavo ancora a scuola, quindi... Questa è un po' una prova per... No, allora vado un po' a memoria. Sicuramente c'erano, sicuramente non 6. C'erano zona 16 e 17 che prendevano il quartiere di Giambellino e Barona. Non so se c'era dentro anche il Navigli, credo di no, quindi direi 3 probabilmente. Vediamo un'area Navigli se la risposta è esatta. Vediamo. Nonostante le difficoltà e i dubbi iniziali, è andata bene. Ma questo è uno stratagemma per mettere alla prova anche chi ci sta ascoltando. Fantastico. E conoscere sempre un po' meglio il municipio in questione. Però andiamo subito parlando del patto della segregazione scolastica. Sì. Contro la segregazione scolastica. Sì, è un progetto che abbiamo portato avanti negli ultimi 2 anni, in un lavoro che è stato fatto a tante mani insieme a tutte le scuole del territorio. Questo credo che sia un dato veramente interessante e importante. Di fatto da qualche anno esiste per le famiglie la possibilità di libera scelta della scuola per i propri ragazzi, e questa è una grande conquista perché permette di adeguare meglio i tempi di vita-lavoro e quindi rendere un pochettino più comoda la vita delle famiglie. Negli anni purtroppo questa possibilità di scelta ha determinato anche la ghettizzazione di alcune scuole della periferia soprattutto, e quindi abbiamo alcune scuole, io mi ricordo un articolo uscito 2 anni e mezzo fa più o meno, da cui poi è partita questa nostra attività con le scuole, che parlava di alcune classi, alcune scuole che avevano una percentuale di alunni non di origine italiana, quindi non italofoni, che raggiungeva addirittura il 60-70%. Creando di fatti un ghetto, creando di fatti una difficoltà educativa per loro e per i loro compagni di classe. Nessun quartiere di Milano però ha questa percentuale di famiglie non di origine italiana. E quindi il motivo per cui si arriva a questa condizione è l'effetto, diciamo, di fuga di alcune famiglie dalla scuola del territorio, non perché è più comoda un'altra scuola, ma perché in qualche modo quella del territorio è uno stigma molto spesso che non si merita. E allora abbiamo fatto un tavolo di lavoro con tutte le scuole, con i nuovi dirigenti scolastici degli istituti comprensivi, e diversi incontri, diverse riunioni. Ne è derivato un patto territoriale, primo patto territoriale a Milano, che io sappia primo patto territoriale in generale su questo tema, che definisce dei criteri di accettazione dei ragazzi uguali per tutte le scuole, e quindi permette di evitare la fuga dalla scuola del territorio per scegliere la scuola, diciamo, degli italiani, la dico male. Il fenomeno di fuga dalla scuola, diciamo, in cui ci sono tanti stranieri ha un nome, sociologicamente si chiama white flight, cioè il volo dei bianchi. Ecco, noi dobbiamo evitare questa cosa perché in realtà crea una doppia segregazione. Da un lato abbiamo oggi scuole di periferia che sono in una condizione di ghettizzazione, dall'altra abbiamo scuole del centro che hanno un altro tipo di ghettizzazione, perché i ragazzi che ci vanno si abituano a una società che non è quella che troveranno già a partire dagli anni delle superiori. Si può fare, si può mantenere una percentuale di distribuzione omogenea che ti permette di avere un mix che è arricchente anche per i ragazzi stessi, e grazie a questo patto territoriale io sono certo che ce la faremo. Non è l'unica azione sulle scuole, perché abbiamo tantissimi tavoli condivisi con i dirigenti scolastici. Li abbiamo un po' stalkerizzati in questi anni, immagino. Ci dicono simpaticamente che ci vedono veramente spesso, gli fa piacere in realtà essere stalkerizzati e avere l'attenzione delle istituzioni, e continueremo così. Anche perché già della scorsa volta quando ci siamo incontrati abbiamo parlato comunque dell'importanza della scuola, dell'educazione. È centrale. E la scuola è veramente il mondo, insomma ti prepara a tutto quello che incontrerai dopo, e anzi laddove lo scambio è maggiore la scuola ti abitua appunto a una varietà. In generale l'incontro sicuramente può essere solo positivo. Sì, consideriamo che questo progetto nasce dalla concezione che la scuola deve abituarti ad essere cittadino, prima ancora che istruirti. Deve farti crescere come persona,
deve insegnarti a vivere nel mondo. Ecco, il mondo non è quello di alcune classi del nostro territorio, è molto diverso. Certo. Noi dobbiamo far assomigliare il più possibile le classi, le scuole, al mondo che poi i ragazzi troveranno fuori, perché è lì che si crea la formazione anche non solo dei singoli, ma anche della comunità, anche della collettività. Assolutamente, appunto, anche perché un altro, sicuramente un altro livello di segregazione scolastica è questa idea per cui a volte anche la preparazione, poi si associa una preparazione migliore a una scuola di una certa zona anziché un'altra. Cosa che peraltro in realtà non è vera. Noi abbiamo fatto all'interno di questo progetto anche un progetto sperimentale che adesso estenderemo a tutte le scuole. Abbiamo fatto realizzare 4 video a 4 scuole del nostro territorio, che poi abbiamo diffuso sui social, proprio per mostrare quanta differenza ci fosse tra la concezione che alcuni cittadini avevano di quella scuola e cosa realmente succede dentro la scuola. Nel video loro facevano vedere le attività, devo dire la verità, mi sono stupito anch'io di quanta ricchezza anche dal punto di vista educativo e delle iniziative ci fossero all'interno del plesso scolastico. Intervistavano alcune mamme che raccontavano la loro esperienza di genitori e intervistavano anche alcuni ragazzi che avevano fatto quella scuola di periferia che poi avevano avuto un percorso scolastico di eccellenza. Il video si chiamava La scuola di eccellenza è più vicina di quanto pensi ed è così, è veramente così, non vogliamo vendere fumo, è veramente così. Le scuole di periferia molto spesso in realtà sovrabbondano di offerta educativa proprio per, diciamo, in qualche modo contrastare questo stigma immeritato che si portano dietro. Allora, cogliamo anche l'occasione per salutare i ragazzi che ci seguono, perché questi giorni hanno finito poi la scuola. Assolutamente, adesso è il momento che si rilassino un po' e si riposino un po' dopo un anno che è stato per loro veramente provante. Mi permetto anche di ringraziare gli insegnanti e i dirigenti scolastici perché hanno fatto uno sforzo incredibile. Hanno saputo reinventare un lavoro, che era il lavoro forse uno dei lavori più vecchi del mondo, l'hanno saputo reinventare in questo anno con una capacità di adattamento che mi ha lasciato veramente senza parole, bravissimi. È un lavoro fatto di passione e impegno molto puro, costante. È una missione. Quindi grazie, è vero, a tutti gli insegnanti. Però abbiamo un altro tema che abbiamo detto essere caldo, ci tocca in questo periodo e riguarda i medici di base, li abbiamo chiamati così. C'è una carenza? C'è una forte carenza, è un problema che non riguarda solo il municipio 6, è un problema che riguarda in realtà tutta Milano, ma mi viene da dire anche tantissimi comuni dell'Interland, ed è frutto del fatto che negli ultimi anni c'è stato un disinvestimento nella medicina territoriale di cui sinceramente vediamo adesso gli effetti più gravi. Noi abbiamo alcuni quartieri, per esempio il Giambellino, in cui negli ultimi mesi sono andati via diversi medici di famiglia che non sono stati sostituiti per tempo e quindi ci troviamo quartieri completamente scoperti. Oggi sono andato a incontrare una farmacista del Giambellino e un gruppo di cittadini del Giambellino che stanno raccogliendo le firme, alcuni minacciano lo sciopero della fame, non vorrei che si arrivasse a questo, perché abbiamo degli anziani che non sanno dove andare a farsi curare, quindi dove trovare un medico di base. In alcuni casi gli vengono offerti medici molto lontani. E guardate, io credo che il medico di famiglia sia veramente la porta d'accesso alla salute dei cittadini. Più allontaniamo quella porta, più è difficile che i cittadini rimangano, diciamo, collegati al sistema sanitario. Dare a un cittadino anziano un medico a chilometri di distanza vuol dire di fatto far sì che non si visiti, far sì che non si faccia vedere, non si faccia sentire spesso dal medico di famiglia, far sì che ritardi le cure di cui ha bisogno. Per cui noi su questo abbiamo fatto una delibera 2 mesi fa, chiedendo a Regione Lombardia di modificare il sistema di selezione dei medici di famiglia. Cerco di dirlo in maniera semplice perché non voglio entrare troppo nel tecnico. Oggi viene rilevato il bisogno di medico di famiglia a livello di municipio. Vuol dire che se noi chiediamo la sostituzione di un medico in Giambellino che va diciamo in pensione, che cessa il servizio, ci viene risposto tanto ce n'è uno disponibile a Famagosta. Ma Giambellino e Famagosta sono 2 mondi completamente diversi. Quindi abbiamo chiesto in questa delibera che la rilevazione del bisogno sia fatta a livello di quartiere e non a livello di municipio. Ogni quartiere deve avere il medico di famiglia che dà disponibilità ai pazienti di visitarli e domenica alle 11.45 faremo una manifestazione insieme ai cittadini del Giambellino per chiedere intanto la sostituzione immediata dei medici che hanno cessato il servizio e secondariamente per chiedere di rivedere questo aspetto. Si può fare facilmente, si può fare a costo zero. Non chiediamo di moltiplicare i medici, sappiamo che le risorse sono poche e sappiamo anche che i medici sono pochi. Chiediamo però che vengano distribuiti in maniera equa, perché non si possono lasciare quartieri sguarniti come sta succedendo in questo periodo.
Anche perché appunto questo tema in realtà solleva anche un'altra questione, che però questa è più di respiro nazionale per quanto riguarda il percorso di studio, c'è anche, di selezione. C'è anche dei quel tema lì. Che... sarebbe veramente populista dire vogliamo più medici in assoluto. È sbagliato, è una cosa che deve succedere, ma ha bisogno del tempo perché succede. Però da subito, già dalle prossime selezioni di medici, noi chiediamo che venga dato al medico che partecipa al bando di convenzionamento un ambito territoriale a cui riferirsi e che non possa essere a libera scelta del medico. Certo. Questo perché è chiaro che se tu hai bisogno in Giambellino non puoi selezionare un medico a Niguarda, non puoi selezionare un medico neanche a Famagosta, devi avere un medico in Giambellino. E quindi questa è la cosa che noi chiederemo da subito, e davvero non è utopistico, è solo questione di migliore organizzazione, più efficiente organizzazione. Bene, grazie per la presentazione del tema, anche perché sicuramente questo biennio ci ha presentato la centralità della prevenzione. Tutto parla da quello, sì, il rapporto con il medico. Sì, io direi anche di la centralità del medico di base. Assolutamente, è quello che dicevo prima, della porta sì, d'accesso. Sì, in tantissimi ambiti territoriali noi abbiamo avuto medici di base che hanno evitato l'ospedalizzazione di centinaia e centinaia di pazienti, hanno dato una mano incredibile alla lotta alla pandemia. E oggi abbiamo dei medici, ecco, questo è un altro tema, però è di respiro nazionale, anzi regionale per la verità in questo caso. I medici famiglia oggi possono avere fino a 1700 assistiti. Si parla di portare il limite a 2000, io penso sia una follia. Già 1700 sono troppi per una persona sola. Portarli a 2000 vuol dire rinunciare ad avere medici di famiglia così come normalmente li intendiamo. Ricordiamoci che sono comunque pur sempre persone. Sì, hanno un tempo di vita straordinario. No, esatto. Comunque sono persone. Quindi un'altra categoria oggi molto importante con i temi che abbiamo portato. Però prima di occuparci del nostro terzo tema che abbiamo visto prima in sommario, guardiamo insieme la top 5, la nostra rubrica con la quale vi mettiamo alla prova, ma vi diamo anche spunti per conoscere meglio la nostra città. Oggi guardiamo la grafica. Il titolo della top 5 è I libri da leggere almeno una volta per perdersi tra le vie di Milano. Sono libri che li toccano anche lateralmente, però che noi vi consigliamo di leggere. Guardiamo subito la posizione numero 5. Abbiamo Venere privata di Scerbanenko del 1966. Saliamo però con un libro un po' più storico. L'autore è importantissimo perché è l'autore del romanzo italiano e abbiamo i... Promessi sposi. Consigliamo l'edizione della Quarantana 1840, l'edizione definitiva con la revisione linguistica, ma saliamo anche alla posizione numero 3. Abbiamo Addio alle armi di Hemingway, edizione italiana del 1946, se la volete leggere in originale invece quella del 1929. E alla posizione numero 2, Poema fumetti di Buzzati, anche questo del 1969. Per la letteratura italiana sono stati anni piuttosto prolifici. Passiamo dal realismo magico al romanzo rivisitato, è sicuramente molto ricco e interessante. Ma l'ultimo libro che vi proponiamo, la posizione numero 1, è il libro di un giovane milanese ed è Febbre di Jonathan Bazzi. Un libro che sta piacendo molto, è stato candidato anche appunto al premio Strega del 2019, quindi per chi non l'avesse letto ve lo consigliamo. Sempre di Buzzati avrei aggiunto Un amore, che è un libro meraviglioso di questa storia, diciamo, d'amore molto particolare e che racconta Milano in una maniera incredibile. Quell'altro libro di Buzzati non l'ho letto, lo leggerò, poi a fumetti lo leggerò. Ci piace questo Grazie. Scambio con il presidente del municipio a sé, così anche un po' di letteratura. Oggi facciamo insomma una carrellata piena da medicina, cultura, scuola. Ecco, molto interessante, anche perché poi si scoprono autori che in realtà a scuola si fanno con libri canonici come Il deserto di Tartari, sì, però classici, poi si può approfondire. Beh, Buzzati è una grande penna, tra l'altro 60 racconti, è un altro libro famosissimo, meraviglioso, e non parla di Milano, non credo che citi Milano, però alcuni aspetti... Sì, letteratura di quegli anni è sempre molto interessante perché riletta oggi ci dà anche delle prospettive diverse per conoscere la nostra società, per cui fateci sapere cosa avete selezionato. Però tocchiamo il tema 3 perché il tempo scorre, dobbiamo occuparci di Piazza Tirana e Piazza Frattini. Sì, in generale diciamo delle piazze che vengono restituite al territorio. Noi in questi anni abbiamo lavorato molto su questo concetto di piazze, di centralità della piazza per il quartiere. Sta un po' nell'ottica della città dei 15 minuti, è un bel modello di visione che Milano sta sviluppando insieme ad altre grandi città, grandi metropoli, e il tema è che per dare centralità a una piazza devi renderla attrattiva. E quindi è un lavoro che stiamo facendo, siamo partiti forse con l'Argo Balestra, su cui è partito un bellissimo progetto che poi c'è nato attorno a un grande associazionismo di cittadini,
Adesso passiamo a Piazza Tirana, che sta sempre all'interno del perimetro delle piazze tattiche. Questo modo di abbellire la piazza, diciamo, con poca spesa inizialmente, e poi, se l'esperimento funziona, arrivare con degli investimenti un pochettino più importanti. Ma già dal momento in cui tu l'abbellisci con poca spesa, di solito è un effetto straordinario di partecipazione, di piazza vissuta. L'abbiamo fatto anche in Piazza Tripoli, che oggi è un grande luogo di incontro. Piazza Tirana, siamo nel quartiere popolare del Giambellino, al centro del quartiere popolare del Giambellino, con un'associazione, Nuova Acropoli, è un'altra associazione un po' più famosa, Wow Milano. Stiamo lavorando alla colorazione della piazza, che ci sarà, meteo permettendo, questo sabato, e l'inaugurazione della piazza sarà la settimana subito dopo. Noi nei mesi precedenti abbiamo realizzato un palco che inizieremo ad animare nelle prossime settimane con degli spettacoli periodici che avranno una cadenza ben definita, interventi musicali, teatrali, di cinema, eccetera, eccetera. E vogliamo che dopo questo anno di chiusura forzata in casa gli spazi pubblici diventino di nuovo luogo di aggregazione. Per cui lo facciamo abbellendo i luoghi e lo facciamo animando i luoghi in maniera guidata, per evitare che, diciamo, diventino utilizzati in una maniera sbagliata. Piazza Frattini ha un senso un po' diverso. Siamo nell'asse della M4, opera che sappiamo essere fondamentale per il futuro di Milano, ma che ha previsto una cantierizzazione molto invasiva, come è normale per una costruzione di una metropolitana. Stiamo adesso puntando a restituire il più possibile e appena possibile lo spazio pubblico ai cittadini. Piazza Frattini è una delle più grandi restituzioni che noi facciamo sulla tratta ovest, quella che va dal centro verso il Giambellino. E doveva essere, devo dire la verità, colpevole ritardo da parte nostra, perché doveva essere consegnata poco dopo Pasqua. Il progetto non era soddisfacente, non ci piaceva, perché è una restituzione importante, andava fatta bene, quindi abbiamo rivisto completamente il progetto, adesso siamo pronti, per metà di giugno tornerà accessibile una buona metà della piazza, che è uno spazio molto grande, Piazza Frattini è molto grande, ospiterà un'area cani, ospiterà un'area eventi, ospiterà una serie di, diciamo, strutture di abbellimento, alberi in vaso, panchine, eccetera, eccetera, perché venga veramente vissuta la cittadinanza. È un segnale che i lavori dell'M4 sono arrivati all'apice della loro invasività, e adesso i cantieri cominciano ad arretrare, ad avanzare la restituzione di spazio pubblico per i cittadini. Anche perché lo vedremo poi con le voci dal web, in realtà qualche tema toccato adesso dal suo discorso, dall'ultimo tema, viene anche un po' menzionato dalla nostra voce dal web, perché la M4 ha creato ovviamente nei cittadini dei disagi, quindi delle richieste, però di nuovo, e come dicevamo anche le scorse volte, vivere la città, viverla 15 minuti, uno spazio che sia a misura anche di scambio del cittadino, è sicuramente un aspetto centrale della vita. Sì, poi diciamo che una metropoli non può progredire, non può vivere senza metropolitane. Purtroppo, per fortuna, diciamo, sono uno strumento straordinario e necessario. La M4 riduce il traffico in maniera importantissima, questo vuol dire che ha un impatto anche sull'ambiente, sulla vivibilità degli spazi pubblici, sull'esigenza di parcheggio, di sosta, diciamo che ci dà una grandissima mano. Purtroppo tutte le metropolitane sono molto invasive nella loro costruzione. Per la verità M4 lo è stata molto meno rispetto alle altre. Considerate che M1, la prima metropolitana di Milano, quando è stata costruita, di fatto ha diviso in due la città per tutto il suo tratto. M4 ha dei cantieri molto invasivi in corrispondenza delle stazioni e purtroppo non è evitabile questa cosa. Però in ottica del vantaggio futuro... Sì, diciamo che la bilancia è un po' complicata da tenere in piedi, perché poi il vantaggio futuro ce l'ha la cittadinanza. Purtroppo di queste grandi opere fanno le spese chi vive a ridosso dei cantieri. Questo è anche un tema nazionale. Sarebbe giusto, sarebbe sensato, sarebbe veramente di buon senso prevedere per le grandi opere un budget di restituzione a chi subisce disagi. Considerando che il benessere poi ricade su tutti, sarebbe giusto che tutti dessimo qualcosa e che la legge ci aiutasse in questi termini per aiutare chi soffre tutti i disagi di quell'opera. Bene, allora direi che le mando il video di Voci dal Web, per così vediamo anche le richieste e le proposte che le sono state fatte dagli abitanti di Parco Solari Social Street. Mandiamo il video e ci vediamo più tardi. Sono Lucia e con Masha e Sara coamministro la Social Street degli abitanti intorno al Parco Solari.
Su richiesta della redazione abbiamo fatto un post per chiedere ai membri del gruppo e agli abitanti della zona quali sono le problematiche e le proposte da sottoporre al Municipio 6. Parallelamente abbiamo anche rivisto i post dell'ultimo paio d'anni per vedere se c'erano delle questioni ricorrenti. Essenzialmente sono tre. La prima riguarda la possibilità di avere maggiori controlli al parco, sia al Parco Solari che in Stendhal, che è Giardinetti di Via Dezza, richiesta emersa di recente a causa di alcuni episodi che riguardano i ragazzini, ma anche diversi incidenti provocati dai cani lasciati liberi al parco senza controllo. La seconda questione riguarda i posteggi di zona che con i cantieri dell'M4 sono diventati abbastanza problematici, per cui ci chiedevamo se il Comune ha intenzione di ripristinare il posteggio nelle strisce gialle per i residenti, in modo che chi abita qui e ha necessità di usare la macchina alla sera rientrando non abbia troppe difficoltà a metterla regolarmente nei posteggi previsti dal Comune. L'ultima questione molto seria è quella che riguarda la viabilità degli incroci di Montevideo con Valparaiso, Valparaiso Piazza Bazzi e Montevideo con Solari, che hanno una scarsissima visibilità per cui spessissimo ci sono incidenti. Aggiungiamo anche i semafori di Viale Papignano agli incroci con Bragadino e Modestino, che attualmente alle 19 diventano lampeggianti, mentre soprattutto adesso che la gente può uscire di più sarebbe molto più opportuno che rimanga essere operativi almeno fino alle 10 di sera. Lascio la parola a Masha e Sara con due proposte emerse nel nostro gruppo e vi auguro un buon lavoro. Buona serata. Buonasera, io sono Masha. Una delle osservazioni che ricorre periodicamente nel gruppo è l'assenza di una biblioteca di quartiere. Sapendo che ha sicuramente necessità di tempi molto lunghi, volevamo proporre il passaggio, magari a cadenza settimanale, del Bibliobus al Parco Solari. Grazie e passo la parola a Sara Piparo. Buongiorno a tutti, sono Sara. Un'altra proposta che vorremmo portare alla vostra attenzione è l'installazione di un tettoio o di un tendone all'interno del Parco Solari, da sfruttare nei giorni di pioggia. In questo spazio riparato si potrebbero mettere dei giochi, come ad esempio un tavolo da ping pong o un calcetto. Crediamo che sarebbe apprezzato e utilizzato sia dai bambini più piccoli che dai ragazzi più grandi. Un saluto a tutti e grazie per aver ascoltato le nostre proposte. Bentornati, grazie anche alle nostre tre voci del web che hanno avuto appunto un po' di domande ma anche due proposte. Lascio lei la risposta così vediamo insieme. Allora, per quanto riguarda i controlli del parco, condivido l'esigenza e in realtà il parco è abbastanza presidiato dal punto di vista della videosorveglianza. Sono presenti diverse telecamere che hanno consentito nei mesi scorsi di individuare alcuni gruppi di ragazzi che si erano diciamo resi autori di alcune aggressioni o piccole rapine, piccoli furti, e quindi c'è una forte presenza di videosorveglianza. Ho già contattato la polizia locale in riferimento ad ultimi episodi che sono avvenuti simili, per fortuna non gravi, però un fenomeno sicuramente da stoppare sul nascere. Sempre di aggressione da parte di ragazzi, e attiveremo lì il servizio di vigili di quartiere, per cui permetteremo ai vigili di fare delle passeggiate visibili nel parco in modo da dare comunque anche la percezione, oltre che diciamo l'effettiva videosorveglianza, dare anche una percezione di presenza da parte delle forze dell'ordine, quindi su questo ci lavoriamo da subito. E poi in realtà parte il dispositivo dei parchi estivi, quello del Comune di Milano e della Polizia Locale, per cui in realtà tutti i parchi avranno un passaggio da parte della Polizia Locale nell'arco della giornata, questo a prescindere dal potenziamento che noi faremo con i vigili di quartiere. Per quanto riguarda il tema dei parcheggi, domani si vengono riattivate, anzi è una cosa importante da dire, domani verranno riattivate sia le strisce gialle che le strisce blu, sia area B che area C, per cui si ritorna a una condizione di mobilità e di traffico normale. Noi in queste settimane, nei mesi anche in zona arancione, avevamo un accesso di auto che era circa il 20% in più della giornata standard di Milano. Quindi in realtà non è vero che con la pandemia è diminuito il traffico, è aumentato sensibilmente perché molte persone hanno paura dei mezzi pubblici. Adesso con un arretrare, per fortuna, del virus, abbiamo la possibilità di riattivare questi strumenti che sono importanti anche per il benessere di chi vive a Milano e per la mobilità di chi vive a Milano.
Per quanto riguarda il tema degli incroci pericolosi, Viale Papiniano, quelli con Viale Papiniano sono Municipio 1, ma posso segnarlo ai colleghi del Municipio 1. Per quanto riguarda invece il Municipio 6, condivido le esigenze che sono state segnalate, ne aggiungo una che è quella di Piazza del Rosario, che ha delle criticità più o meno analoghe, e su quelle abbiamo avviato un ragionamento col settore mobilità del Comune di Milano e stiamo cercando di capire se è più efficace un intervento strutturale che però ha dei tempi lunghi o se si può intervenire con un intervento diciamo più tattico, stile Piazza Sicilia, non so se i cordoli, diciamo una protezione un pochettino più leggera ma comunque efficace che si può fare in tempi decisamente più brevi, perché quelli sono dei, diciamo, è un asse un po' particolare, oggi molto caricato anche dal blocco di Via Foppa, perché avendo Via Foppa chiusa buona parte del traffico si assesta tutto sull'asse Solari-Giambellino, per cui bisogna sicuramente intervenire. Ultimi due temi, biblioteca, Esatto, il bibliobus avevo bibliobus. visto. Allora, lì la biblioteca più vicina è Piazza Sicilia, non siamo lontanissimi per la verità, siamo circa un paio di chilometri dal quartiere Solari, non è una delle zone più scoperte di Milano. Però sul tema del bibliobus ci si può lavorare, bisogna sentire il settore biblioteca, lo farò. Attualmente il servizio Bibliobus è interrotto sempre per via della pandemia, però nel momento in cui ripartirà, e spero che succederà a breve, possiamo sicuramente segnalare via Solari e magari il parco stesso, se si riesce ad accedere col mezzo o comunque nelle immediate vicinanze, come luogo, diciamo, di sosta. Ultimo tema, devo dare una brutta notizia, Tettoia o Tenzo Struttura, siamo in un parco storico, Parco Solari è un parco considerato storico, con una fortissima attenzione della sovrintendenza a tutto quello che accade nel parco, a tutte le modifiche che accadono nel parco. Devo dire la verità, abbiamo fatto una piccola battaglia anche per consentire l'installazione temporanea delle giostre, dei gonfiabili nel parco, giustificandola col fatto che fosse temporanea per poterla garantire all'interno del parco solare, ed è una cosa molto utilizzata, un servizio molto utilizzato dalle famiglie. Vedo molto difficile che la sovrintendenza accetti una proposta che preveda un'installazione fissa o semifissa di quel tipo nel parco. Possiamo provare a ragionare invece sulla conformazione delle uscite della metropolitana. Non lo promettiamo perché non abbiamo ancora materiale per lavorarci su, però si può verificare se all'interno della realizzazione di questi manufatti delle uscite si riesce a ricavare degli spazi che possono essere anche spazi coperti di socialità. Bene, la ringrazio. Abbiamo Ci toccato tutte le mancherebbe. risposte, le domande, le richieste fatte da questo video, che era anche in questo caso molto ricco. A fronte delle richieste, poi ovviamente il municipio prova a rispondere nel migliore dei modi. Ringrazio Santominiti, la nostra puntata si Grazie a voi, conclude e noi grazie. ci vediamo come sempre il martedì e il giovedì alle 19:30 sui nostri canali. Commentate comunque il video perché poi noi divideremo le domande con chi di dovere per vedere e cercare di rispondervi quanto più possibile. Grazie e buona serata. Buona serata.